Chicago! Capitale, subito. In difficoltà buttiamo la palla, proviamo a poi dovete decidere, meno errori facciamo, noi abbiamo preso quei 3-4 gol sempre regalati, perché vedi la partita con gli sceglie, vedi con loro. Via della cavale, io che ti manca bravo. Si attacca. Allora, una stanza, le immagini dagli spogliatoi, gli highlights targati Franco Spezzaferro per la sfida tra Alma a Salerno e Cristian Barletta. Andiamo a leggere le formazioni. Padroni di casa in maglia granata, in campo con Gaiano, Peluso, Pacileo, Cicatelli, Raffone, Calabresi, Di Giacomo, Mocaldi, Sellitto, Spisso, Mastrangelo e Brancati. Il tecnico è Nando Mainenti. Risponde il Cristian Barletta con Capuano, Acocella, Papeo, Gonzalez, Capacchione, Lattanzio, Pizzoca, Perez, Calamita, Montenegro, Calabrese, Sardaro e Chiereghin, e inizia subito in salita la sfida per i padroni di casa, perché su questo destro di Capacchione c'è l'incertezza di Gagliano che non legge la traiettoria del tiro e la palla finisce in fondo al sacco, ma la risposta dell'Alma Salerno è immediata. Questa volta l'errore della fase difensiva è del Cristian Barletta, e Cicatelli non perdona, intercetta il pallone e lo deposita in fondo al sacco. Il lancio di Gagliano, il colpo di tacco di Spisso, la rete di Cicatelli, il bis, la doppietta personale del numero 4 per il sorpasso dell'Alma Salerno. È una partita spettacolare e non siamo neanche all'inizio. L'azione ancora dell'Alma Salerno, Calabrese per Cicatelli che prova con il compasso mancino a trovare lo specchio della porta ma non riesce ad inquadrare il bersaglio. Poi il tentativo di Gonzalez, questa volta la risposta di Gagliano è spettacolare con la punta del piede, il tentativo ancora di Perez che non riesce a inquadrare il bersaglio, e poi di nuovo la parata di Gagliano su questa opportunità. In due tempi si salva l'estremo difensore dell'Alma Salerno. La ripartenza ancora dei padroni di casa, Spisso per Mastrangelo con il mancino, non riesce a trovare la porta. È una splendida partita, qui arriva in ritardo Montenegro su questa opportunità sotto misura per il Cristian Barletta, l'uscita di Gagliano sull'ultimo tentativo della prima frazione, targato Perez. Nella ripresa il tiro di Spisso e Calabrese con il tap-in fa 3-1 per l'Alma Salerno. Splendida questa azione dei padroni di casa, bravo Gagliano a distendersi in tuffo qui a neutralizzare questa manovra offensiva per il Cristian Barletta. Poi Calamita, la doppia finta, il salvataggio sulla linea di Cicatelli, ma il gol del Cristian Barletta arriva ancora da questa situazione, la palla inattiva, l'azione manovrata, poi il destro dalla media distanza di Capacchione non lascia scampo a Gagliano. La partita è viva, l'Alma Salerno non si disunisce ed è davvero spettacolare questa azione corale con l'assist di Sellitto per Spisso che realizza così il gol del 4-2. L'esultanza di Spisso e il Cristian Barletta che prova a reagire, prima affidandosi a Calamita con questo destro a distanza facile, preda di Gagliano, e poi quest'altra opportunità da calcio di punizione con la parata in tuffo di Gagliano su Gonzalez. Attenzione a questa ripartenza, Calabrese per Mastrangelo, il miracolo questa volta è di Capuano. Il gol arriva però qualche istante più tardi, Cicatelli, il tocco di Acocella, la carambola su Mastrangelo ed è il 5-2 per l'Alma Salerno che pensa di aver chiuso i conti, ma non è così. Schiera il portiere di movimento Perez, la formazione ospite, Gagliano non riesce a realizzare nella circostanza il gol del per l'Alma Salerno, e arriva ancora una chance per Gagliano, e poi attenzione ancora all'opportunità targata Gonzalez per il gol del 5-3 del Cristian Barletta. Pacileo prova a rimettere a distanza di sicurezza l'Alma Salerno con il gol del 6-3, ma nel futsal non bisogna mai gridare vittoria prima del triplice fischio di chiusura, e il Cristian Barletta rende il finale della partita davvero thrilling. Prima arriva il gol di Bizzoca per il 6-4, sempre col portiere di movimento, un'altra chance per la formazione pugliese che va vicino al gol del 6-5. Miracolo
ostacolo di Gagliano, gol del 6-5 che arriva con la realizzazione di Gonzales con questo destro quasi all'incrocio dei pali, e all'ultimo assalto del Cristian Barletta ci vuole il salvataggio miracoloso di Gagliano, che neutralizza questa conclusione di Gonzales in due tempi. E a questo punto bisogna soltanto aspettare il triplice fischio di chiusura che arriva dopo quest'altro salvataggio quasi sulla linea, per l'esultanza dell'Alma Salerno, che può brindare al successo, può brindare ai tre punti importantissimi contro una signora squadra del suo girone. L'Alma Salerno conquista la vittoria, si mette a distanza di sicurezza per la salvezza, ma non deve assolutamente mai abbassare la guardia, come ha dimostrato questa partita, per coronare il suo sogno di restare in cadetteria. Gli applausi alla squadra del tecnico Nando Mainetti.